Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi voglio parlare di uno di quei prodotti che sta spopolando nell'ambito del networking. Insomma, uno di quei prodotti che non solo non può mancare nelle case dei più tecnologici, ma anche in realtà di quelle persone che non si nutrono tanto di IT e non sono tanto esperte. Non perdiamo altro tempo, mandiamo la sigla e andiamo a vedere di cosa si tratta. Sigla! Eccolo qua ragazzi, un kit Powerline AV500 modello PA-P1 della marca Aukey. Un kit Powerline che non solo rende possibile il collegamento mezzo Ethernet di un dispositivo, ma vi informo che è anche Wi-Fi, Wi-Fi N300. Per chi ragazzi non sapesse cosa serve un kit Powerline, ve lo spiegherò brevemente adesso, ma vi invito anche a cliccare qua sotto nel link in descrizione, dove praticamente verrete rimandati a un video che avevo fatto in precedenza che vi spiega la differenza tra un range extender e un power line e vi dice anche quando usare uno e quando usare l'altro. Insomma ragazzi, un kit power line è molto semplice il funzionamento. Tramite onde convogliate praticamente riuscirete a convogliare il segnale dal vostro modem router, dove collegherete il power line più piccolo tramite un cavetto Ethernet, fino al secondo power line collegato sempre alla presa di corrente, dove esempio potrete collegarci tramite una delle due porte Ethernet la vostra, per esempio, IP camera, e nella rete Wi-Fi generata da questo power line più grande potrete per esempio collegare il vostro smartphone, i vostri smartphone oppure anche il vostro computer, insomma tutti quei dispositivi che volete. Nei due dispositivi poi troverete un tastino sia sul power line quello più piccolo che sul power line quello più grande. Il tastino appunto si chiama Security ed è un tastino che serve per effettuare il peering dei due dispositivi. Cosa vuol dire peering? Praticamente renderete la connessione dei due power line più sicura. Infatti spesso e volentieri, se non farete questa procedura, potrebbe capitare che alcuni vicini vi ruberanno la connessione dei power line proprio perché la stessa non è stata criptata tra i due dispositivi. Infatti i due powerline di Aukey AV500 sono compatibili appunto con tutti gli altri powerline di altri brand. Io ho provato TP-Link e AVM e sono compatibili senza nessun tipo di problema. Quindi state attenti a questa procedura che è estremamente necessaria ai fini della vostra sicurezza. Come riusciremo a capire se l'accoppiamento tra i due powerline è avvenuto in maniera corretta? Dovrete avere questa spia sul powerline più piccolo accesa fissa e questa spia sul powerline più grande accesa fissa. Queste due spie identificano che i prodotti sono stati accoppiati in maniera corretta. Non cosa meno importante, che sicuramente vale la pena di dire, è che sul powerline più grande, questo che vedete nel video, c'è la possibilità di spegnerlo e accenderlo sostanzialmente con un selettore. Per questo video ragazzi credo di aver detto tutto. Se avete qualche domanda sulla configurazione o avete qualsiasi altro problema, commentate in descrizione. Io li ho utilizzati per circa una decina di giorni con la mia IP camera in casa e mi sono trovato davvero molto molto bene. Io vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere mi piace al video. Ciao a tutti e buone ferie. We'll be right back.